Aldo, venerdì 28 aprile 2023, importante la data anche dell'anno e la giornata che oggi è splendida. Continuano a dire piove, ma qui c'è un bel sole a Luino, in questa bella cittadina del Lago Maggiore. Mi trovo tuttora in questo momento ad ammirare la sponda lombarda, si può dire, perché di fronte a me ho anche la sponda piemontese, però oggi rimango nella sponda mia, della mia regione. Io devo dire che sono qua ad ammirare questo luogo visivo che è molto bello, soprattutto il lungo lago di Luino, e devo dire che qua la circolazione dei treni è ottima, c'è una percorribilità, non blocco, ma continuano a funzionare benissimo, neanche un ritardo, dove il mio girovagare anche nelle piccole stazioni del Lago Maggiore può sussistere in un modo positivo. Ma guardate, sto andando verso il traghetto, l'imbarcadero, perché vado a Cannero, tanto per cambiare nella parte piemontese di fronte a me, dato che oggi c'è lo sconto del traghetto. Io devo dire che questo via vai di automobili in una città è sempre così dichiarato in tutte le città dove c'è movimento, dove c'è vita, ma l'importante è anche vedere lo spettacolo naturalistico che ho di fronte a me. Vado avanti, c'è la via Cavallotti di Luino, poi l'imbarcadero, e di fronte là cosa vedo? Un paese denominato Colmegna, che si può arrivare nella percorribilità a piedi di circa 3 chilometri. Ecco voi la sponda lombarda del Lago Maggiore, Luino!